Il mio set di base è costituito da una cassa da 22, un tom da 12 e un tom da 14 DV, a cui si aggiungono gli ormai tre classici rullanti che da sempre ho usato in praticamente tutti i concerti dei Subsonica. Quello centrale ha un'accordatura standard, invece i due alla mia sinistra hanno un'accordatura un po' particolare. Questo è il cosiddetto rullantone, non tanto per le sue dimensioni, in quanto è un rullante da 5, bensì per la sua accordatura. Infatti è accordato al limite inferiore della tensione delle chiavette, tra l'altro con una pelle idraulica. Questo produce un suono tipo gancio destro di Bud Spencer. E nei Subsonica questo tipo di suono l'abbiamo sempre usato nel momento in cui la batteria si sovrapponeva a un beat campionato magari molto sfilacciato, perché abbiamo sempre riscontrato una perfetta coesione fra questo tipo di suono di rullante, magari una cassa molto aperta, con una sovrapposizione appunto di una traccia ritmica campionata. Questo qua invece è un rullante molto piccolo, e lo uso nei pezzi più ammiccanti, se vogliamo, alla drum and bass, alla jungle. E vi faccio notare la microfonatura del rullante da sotto piuttosto che da sopra. Questo per dare un tipo di suono più simile ai beat campionati, un po' più sfilacciato, un po' più sporco, con più cordiera. Questo per avvicinare di più il suono della batteria acustica alle sonorità tipicamente programmate e campionate. Poi i due Charleston, uno chiuso alla mia destra, uno ovviamente aperto, due perché per provare in qualche modo a ricostruire le sonorità di incastri di Charleston tipici un po' dei pattern dance, magari più propriamente house. Ad esempio in nuovo sessione li uso molto. Il rullantino, ad esempio, in questo suono qua di cui parlavo prima, è quello di colpo di pistola. Il suono del rullantone è quello, ad esempio, di come se. I piatti sono tutti rigorosamente paist, di dimensioni abbastanza grandi, e il set acustico è poi integrato dalla parte elettronica. Io uso quattro pad, due alla mia sinistra, uno alla destra del Charleston e uno sopra il timpano. I pad li ho sempre usati con i Subsonica per riprodurre dal vivo i suoni che non potevano essere suonati, ma che in qualche modo erano caratterizzanti di quel particolare pezzo. Ad esempio, in Giungla Nord avevamo utilizzato diverse sovraincisioni di batteria con suoni molto particolari, da un groove di piatto ad un suono del rullante colpito con la cordiera. Insomma, tutte sonorità che ovviamente non posso riprodurre in una sola suonando tutto insieme, quindi ho sempre campionato. Qua c'è il mio campionatore. Ho sempre campionato tutti i suoni che non ero in grado di ricostruire dal vivo. Oppure ho campionato i suoni di beat elettronici, addirittura beat proprio completi dei pezzi che avevano sonorità più elettroniche. Ad esempio Sole Silenzioso è suonato con un beat campionato, e io con questi pad dal vivo posso utilizzare quel tipo di suoni. Un'ultima particolarità sta nella presenza di questo microfono posizionato sotto il Charleston, e è collegato a un multi-effetto, e lo utilizzo principalmente per creare delay direttamente qua dalla mia postazione. Originariamente è stato concepito per riprodurre dal vivo Giungla Nord, che era stata
concepita e costruita proprio su un delay di Charleston e di rullanti. Poi in realtà ci ho preso gusto e in questa scaletta del tour utilizzo questo espediente di generare direttamente delay effettati in molti pezzi della scaletta.